Oggi abbiamo affrontato un ultimo stadio del processo che vedeva come imputato il direttore di Positano News, l'avvocato Michele Cinque. È stato un processo irto di difficoltà, un pretium doloris e un pathos che è durato ben oltre 9 e 10 anni. Tra rinvii, astensioni, disfunzioni anche tecniche, abbiamo sempre dimostrato la totale innocenza del direttore in quanto le affermazioni che si propalavano secondo la pubblica accusa diffamatoria non hanno trovato alcun fondamento. E siamo consapevoli e soprattutto consci che l'opera che è stata fatta dal direttore è un'opera di maggiore trasparenza e di maggiore controllo su tutto quello che viene pubblicato. Il direttore è stato sempre diretto, responsabile, ha sempre controllato tutte le affermazioni e le dichiarazioni che venivano rese alla stampa, come fa ancora tuttora. Questo processo che è stato messo in piedi non aveva alcun fondamento, il direttore è sempre stato estraneo ai fatti contestati e questo l'abbiamo dimostrato sempre in tutte le udienze a cui lo stesso ha partecipato. Abbiamo avuto sempre grande fiducia della magistratura e finalmente siamo riusciti a ritrovare la ricerca della verità anche in questo caso.